Queste sono le Oca Mach X, rappresentano la scarpa più veloce e reattiva. Nel passato le chiamavamo A2 per gli allenamenti, una Half Super Shoes, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Scarpa che è adatta per tutti gli allenamenti intensi e quasi per tutti i posizionatori. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 265 grammi, drop 5, 39 mm nel tallone, 34 mm nell'avampiede, utilizza una doppia mescola, quella nobile nella parte superiore, quella più stabile nella parte inferiore, una piastra che in questo caso è in nylon e si vede nella parte esposta. Ecco comunque le 10 cose che mi sono piaciute, le due cose che avrei cambiato e soprattutto a chi è adatta questa scarpa. In primo luogo, credo che la costruzione della tomaia sia perfetta. Ho amato tantissimo, ma proprio tantissimo, la linguetta che, sebbene sia racing, utilizza una struttura molto morbida sul collo del piede e in questo caso, siccome è una scarpa che va utilizzata allacciandola davvero molto bene, non fa nessuna pressione sul collo stesso. Poi ha anche questa linguetta nella parte laterale, ha una struttura molto traspirante, inoltre ed infine è a soffietto, non si muove in nessun modo. Ho amato poi la struttura dei lacci, che sono ben disegnati, i lacci stessi sono molto elasticizzati, cosa che rende l'allacciatura molto facile, ben precisa e un bloccaggio davvero perfetto, garantito anche dal fatto che nella parte posteriore il tallone è sì rigido ma non così rigido e comunque si piega nella parte più alta, poi vedremo cosa significa per la stabilità della scarpa stessa. Ho amato poi anche la traspirabilità della tomaia, che davvero funziona tra virgolette molto bene anche durante l'estate. A livello di numero poi suggerisco lo stesso numero in casa Oca, cosa leggermente diversa per le Mach 5, per le quali suggerisco invece mezzo numero in meno. Penso che questo design sia la migliore implementazione del mercato dell'upper, ossia la parte superiore, e della tomaia stessa. Mi è piaciuto davvero tantissimo. Ho amato poi anche la classica struttura barchetta rocker di questa Oca Mach X, che secondo me ha davvero un design particolare, perché utilizza una doppia mescola nella parte superiore, quella pregiata in Pebax, nella parte inferiore una mescola a compressione in Eva, che di fatto offre una stabilità perfetta. La quantità di gomma presente nell'avampiede è importantissima e soprattutto la mescola nobile è tantissima, cosa che rende la corsa davvero molto veloce, però mediata da una stabilità eccezionale, garantita anche dal fatto che il battistrada finalmente non è esposto, mentre utilizza una gomma un po' più dura, un po' più durevole, che consente quindi di utilizzare questa scarpa davvero a lungo. La mescola poi non è presente in maniera uniforme su tutta la scarpa, di conseguenza a seconda del modo in cui correte, appoggiate sul terreno, avrete una sensazione leggermente diversa, sensazione diversa anche legata al ritmo di corsa. Se appoggiate di tallone, la quantità di mescola tradizionale è tantissima, lo smorzamento delle forze è garantito dal fatto che c'è la solita struttura segmentata nel tallone stesso, appoggio comunque molto stabile perché la quantità di gomma più stabile è importantissima nel tallone. Sappiate però che è stata aggiunta una quantità di gomma nobile nella parte più alta per dare comunque una sensazione tra virgolette di morbidezza, che ovviamente dipende anche da come correte. Stiamo parlando comunque di una scarpa che è neutra, stabile, perché si muove verso l'interno e quindi il controllo di stabilità è garantito da questo tallone abbastanza rigido, che comunque ha una struttura che si estende fino al massimo dell'altezza della schiuma verde. Per chi volesse inserire dei plantari personalizzati, funziona sicuramente il concetto, perché la soletta è davvero estraibile, cosa non così banale nelle Super Shoes. Ho amato inoltre la soletta, che è relativamente normale, ma al tempo stesso ha dei fori che consentono di garantire ulteriore traspirabilità della scarpa stessa. Ma per chi volesse cambiarla, questa potrebbe essere davvero una scelta adeguata, anche per chi cercasse di correre davvero molto velocemente e avesse qualche problema di prolazione. A completare poi il design della scarpa stessa è presente una piastra, che in questo caso è in nylon e che comunque consente, assieme a tutto il design
una proiezione in avanti, nonostante la scarpa non sia così aggressiva, aggressività che invece troverete nelle Rocket X2, aggressività invece che non è presente nelle Mach 5. Diciamo che ho trovato la Mach X una via di mezzo tra questi due modelli e secondo me la raccomando a tutti i podisti amatori che cercassero di correre velocemente, non volessero un'aggressività incredibile, non volessero la piastra in carbonio. Questa scarpa è molto più stabile rispetto alla Rocket X2, ma al tempo stesso è un po' più pesante, quindi è sicuramente un trade-off da considerare. A livello di battistrada sicuramente Oca è migliorata rispetto ai modelli precedenti. La quantità di gomma presente nell'avampiede è buona, ma soprattutto nel tallone c'è una quantità limitata di gomma, però molto più durevole. Dopo anche 200 km questa scarpa, che ho utilizzato per tutta l'estate in Sardegna, non ha nessun segno di usura, cosa che secondo me indica che potrebbe essere utilizzata per tutta la stagione. Tra l'altro sarebbe davvero molto coordinato se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Confrontandola poi con le altre due opzioni di corsa veloce di Hoka, secondo me questa Mach X offre un battistrada eccezionale, perché la gomma sì è molto dura ma è comunque sottilissima. Al tempo stesso la parte esposta è stata ridotta significativamente, cosa che invece era un problema importante per la Mach 5, dove tendeva a distruggersi dopo diversi chilometri, soprattutto se si strisciava il piede. Il designer di Oca ha aggiunto una parte a forma di rombo centrale che voleva solo mostrare la presenza della piastra, cosa che piace molto all'azienda americana, che è stato uno dei primi marchi a introdurre le piastre in fibra di carbonio sulle scarpe da gara. Credo che questa scarpa sia adatta per tutti i podisti amatori che volessero correre velocemente, pesassero meno di 80 kg. Nel caso in cui pesaste più di 80 kg, forse le Bondi X sono più adatte, perché hanno una quantità di mescola superiore, una stabilità assolutamente migliore, ma credo che invece questa scarpa dia il meglio di sé a ritmi medi, anche per le ripetute e sicuramente per corse lunghe, intense, visto che non sono così aggressive e comunque molto più stabili. Non le suggerisco invece per corse lente, dove credo che in casa Oca siano assolutamente meglio le Clifton 9 che abbiamo recensito qualche mese fa qui sul canale. Sono due le cose che forse avrei cambiato di questa scarpa. In primo luogo il fatto che secondo me non è una scarpa unica, che la quantità di mescola nobile presente nella parte posteriore è abbastanza limitata, cosa che di fatto limita l'utilizzo per le corse lente, dove invece ovviamente suggerisco di utilizzare la Clifton 9, che è sicuramente una scarpa molto più versatile, adatta a tutti i podisti amatori che volessero correre in maniera piacevole a tutti i ritmi. Sebbene poi il battistrada sia migliorato significativamente, credo che questa scarpa può essere utilizzata soltanto in strada. Invece su pista bianca e soprattutto con la pioggia avrete qualche problema di trazione, e inoltre la parte centrale a forma romboidale forse non l'avrei tenuta, perché credo che faccia entrare qualche sasso, soprattutto se correte sui sentieri. A livello di durata la scarpa tenderà a durare almeno 700 km. Chiaramente per chi volesse utilizzarla per corse veloci la piastra è comunque poco aggressiva e quindi durerà abbastanza, proprio grazie alla doppia mescola, al fatto che comunque la gomma è durevole, che la tomaia sia abbastanza resistente. Questa scarpa non ha mostrato segni di usura dopo oltre 200 km e quindi penso che potreste utilizzarla davvero a lungo. In conclusione, questa Oca Mach X rappresenta una scarpa che mancava nel panorama delle scarpe reattive ma non così aggressive. Potrebbe essere davvero inserita bene nella rotazione Oca. Mi è piaciuta soprattutto per corse intense, svolte non necessariamente al massimo della velocità. È davvero raccomandata per un utilizzo intenso, non così aggressiva rispetto invece ad altre scarpe presenti sul mercato. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io come al solito vado a dar da mangiare al coniglio e anche a bermi un coffee. Ciao, alla prossima.